Allora, buonasera a tutti. 43 giorni dopo l'apertura, siamo qui alla Brickart, al Centro Servizi Santo Spirito, con Elisa Polidori, presidente dell'Associazione Culturale La Medusa, e con Gloria Pierini, presidente dell'Associazione OST, che qui rappresenta questa sera anche l'Associazione Iridium, perché Mario Sarcerini, per motivi di lavoro, non è potuto essere presente, co-organizzatrice OST e Iridium della mostra Gubbio Brickart. Allora, iniziamo subito con Elisa Polidori, che ci deve dare una grandissima notizia, perché la mostra Brickart ha avuto un grande successo di pubblico e siete, Elisa, quante presenze? Sì, come appunto aveva già preannunciato il direttore Caparrucci, siamo qua a 43 giorni esatti dall'apertura, proprio oggi 43 giorni esatti, e abbiamo finalmente raggiunto le 10.000 presenze, che per noi era un traguardo importante, non è il traguardo finale che ci eravamo posti, ci stiamo lavorando per portare ancora più persone, ma insomma 10.000 presenze in 43 giorni credo che sia un dato significativo. Ed è stato talmente tanto significativo che ci ha spinto a riunirci nuovamente. Medusa, Host ed Iridium, le persone dei presidenti che rappresentiamo appunto queste tre associazioni, e abbiamo preso una decisione importante a cui stavamo riflettendo da un po' di tempo, viste le tantissime richieste che ci stanno venendo da insomma un po' da tutte le parti d'Italia, abbiamo deciso di prorogare la mostra fino al 2 di settembre 2018. Quindi il programma continua, la mostra va avanti, non terminerà più il 17 di giugno, perché effettivamente abbiamo talmente tante richieste anche per giugno, luglio e agosto, che abbiamo appunto deciso di fare uno sforzo, di riprendere in mano la programmazione, di capire se le nostre forze potevano essere abbastanza per portare avanti il progetto, e abbiamo deciso che era giusto così per la città e per chi ce lo richiedeva. E quindi credo che per voi sia una grande soddisfazione questa. Assolutamente sì, nella mia testa c'è un obiettivo di presenze ben preciso, stiamo lavorando alacremente affinché il maggior pubblico possibile possa venire a conoscenza della presenza di questa mostra a Gubbio, quindi blogger, riviste, stiamo veramente lavorando alacremente a questo punto di vista, stiamo lavorando ad una seconda tranche di pubblicità molto importante, stiamo valutando nuovi canali, e quindi questo ci dà ovviamente grande soddisfazione e abbiamo un obiettivo ancora più alto, ovviamente delle 10.000, che sono però per noi veramente un numero veramente considerevole. Allora, crediamo che la soddisfazione sia condivisa anche da Gloria Pierini, presidente, come abbiamo detto, dell'Associazione Osta, alla quale però crediamo. La Gubbio Brickart non si ferma qui e quali sono quindi i progetti per il futuro? Assolutamente no, dopo questo grandissimo successo della Brickart, perché 10.000 presenze a Gubbio, insomma, sono tante, veramente tante, e stiamo già iniziando a lavorare sul progetto per il 2019, quindi insomma la collaborazione va avanti perché abbiamo visto che i risultati ci sono e sono risultati importanti, quindi vale la pena per questa città di andare avanti. Qual è la cosa della mostra che ti è piaciuta di più, diciamo? La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è l'armonia che si è instaurata fra le tre associazioni, questo sì, e anche con altre associazioni che poi con cui abbiamo un po' collaborato, no? In via indiretta, eccetera. Quindi insomma, a Gubbio c'è stato un bellissimo riscontro Sì. positivo, la città ha risposto molto molto bene, di questo sono contentissima, penso come tutti gli altri Assolutamente sì. presidenti. E questo, il successo di questa mostra è proprio il successo che queste tre associazioni hanno fatto vedere che a Gubbio un po' l'aria sta cambiando, che collaborando tutti insieme i progetti possono essere portati avanti e possono essere anche progetti di grandi soddisfazioni e anche di grandi numeri, perché ripeto, 10.000 presenze a Gubbio è un grande numero, è veramente un grande numero. Va bene, grazie.